Non ha alcun valore legale, ma di simbolico c'è molto nella cerimonia che oggi ha unito due uomini residenti a Udine. Il legame affettivo è stato celebrato dal presidente della provincia di Gorizia, Enrico Gherghetta, al servizio di Maurizio Mervar. Il giorno tanto atteso finalmente è arrivato e l'emozione è altissima sin dall'arrivo della coppia nel borgo Castello di Gorizia. Ad attenderli una cinquantina di parenti ed amici, molti operatori dell'informazione e un folto gruppo di attivisti dell'Associazione Radicale Goriziana che si batte per l'istituzione di un registro delle unioni civili nel capoluogo isontino. Il presidente Enrico Gherghetta ha ricordato l'impegno della provincia di Gorizia verso i diritti civili ed ha letto inizialmente il pronunciamento della Corte Costituzionale 138 del 2010, che di fatto equipara sul piano dei diritti le coppie omosessuali a quelle eterosessuali e denuncia la mancanza nella legislazione italiana di norme che regolino adeguatamente la materia. Poi il regalo del presidente Gherghetta, una copia del capolavoro di Shakespeare Giulietta e Romeo, di cui ha letto il brano dell'esortazione di Giulietta alla luna. La commozione è così salita alle stelle e la coppia, come molti dei presenti, non è riuscita a trattenersi. Luca Olivo ed Ivan Ciro Silvestri si sono reciprocamente dichiarati i propri sentimenti, promettendo di amarsi per la vita. Successivamente lo scambio degli anelli e le firme assieme a quattro testimoni. La dichiarazione scritta del legame affettivo rimarrà in un unico esemplare alla coppia e la provincia non la registrerà nei propri archivi. Non ci stiamo preoccupando di nessuno, pensiamo solo a noi e spero che quando bene. Vedano questo capiscano che noi siamo veramente una coppia, forse più di tanti altri che lo possono essere per legge. L'adozione, i bambini hanno bisogno d'affetto, se gli danno due padri o due madri non importa, l'amore è amore. Ma io sono convintissimo che la legislazione italiana vada cambiata, del resto si sono già messi in moto la Francia, l'Inghilterra, la Spagna è da tanto tempo, quando si buttano giù i muri, anche quelli dei diritti, della discriminazione, insomma... Mi sono emozionato.